Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi vi farò vedere un sorbetto alcolico, quindi wine lovers e gelato lovers sicuramente lo apprezzeranno. Perché wine lovers? Perché cito un ragazzo che ha un altro canale su YouTube che trovo fantastico, Isaac One Master, e sicuramente penso che questo sorbettino potrebbe piacergli. Cosa andremo a vedere? Andremo a vedere come creare un sorbetto alcolico. Il problema dell'alcol in gelateria è molto grosso, nel senso che l'alcol non congela, quindi bisogna saper tarare le ricette in modo perfetto perché la nostra miscela congeli. In un sorbetto o in una crema comunque l'alcol all'interno ci può essere dal 3% al 5%. Sopra si inizia a far fatica a gestire il gelato. Cosa andremo a utilizzare? Chiaramente, utilizzando l'alcol, andremo ad abbassare l'utilizzo di zuccheri e andremo a inserire delle sostanze che ci aiutano ad avere struttura e a legare l'acqua con l'alcol, ovvero l'inulina e la maltodestrina. Vi farò vedere una ricetta che faccio io in gelateria. Il sorbetto che andremo a preparare è un sorbetto di prosecco e fragole che ho preso dal contadino qui dalle nostre campagne, l'Orto Barbieri, che mi fornisce delle ottime fragole, e un stupendo prosecco di Treviso, di Tormina Antonio, molto buono, una bollicina molto fine. E ci andremo a creare questo cocktail perché ultimamente, in queste 3 settimane, sono andato a creare ogni fine settimana sorbettino alcolico da finire il sabato, la domenica o il venerdì. Prima ho fatto un bel margarita, ma anche un americano. Partiamo dicendo gli ingredienti che serviranno. Servirà sicuramente la fragola, un ottimo prosecco con l'11% di alcol, ma più o meno siamo lì con tutti. Saccarosio, maltodestrine, inulina, acqua e lo stabilizzante. Nei sorbetti alcolici lo stabilizzante va utilizzato al 100%, ovvero se utilizziamo un neutro puro serve che ci siano i 5 grammi a chilo, quindi io utilizzerò 5 grammi a chilo. La fragola gliela metteremo al 15%, quindi 150 grammi a chilo, e invece del prosecco ne metterò un 3%, così sono tranquillo che il gelato comunque viene in una struttura perfetta e bella e setosa. Per decidere quanta percentuale di alcol metterci, dal 3 al 5%, il calcolo è molto semplice. Si prende la percentuale che si vuole inserire in ricetta, per esempio un 3%, e si prende il grado alcolico della bevanda, quindi l'11. Si fa 3 diviso 11 e viene fuori 0,27,27. Lo si moltiplica per 1000, quella è la quantità che ci vuole all'interno del gelato, quindi 273. Adesso, intanto che parlo, vi farò vedere cosa faccio. Fragole, prosecco e una bacinella per i secchi. Andiamo a pesare subito il saccarosio. Io farò 2 kg, quindi me ne serviranno 306 grammi. Andiamo a pesare le maltodestrine. Maltodestrina cos'è? Praticamente è uno zucchero quasi amido derivato dalla cicoria. Io utilizzo un 19DE. Perché questo? Perché mi aiuta a dare struttura e a sostenere il gelato alcolico, a creare una maglia che mi lega un po' tutti i componenti. Non mi servono zuccheri, ma polveri che mi sostengano proprio tutta la struttura. Di maltodestrina ne metto 136. È sempre una fibra
derivata da comunque cicore o comunque vegetali. Ok. Cosa ci manca? Lo stabilizzante, lo vado a prendere. Stabilizzante, io utilizzo questa marca che non conoscevo, ma gli ingredienti sono quelli che voglio, ovvero farina semicarrube e farina di guar, è un Nord Pool. Ne metterò 10 grammi perché va dosato al massimo della sua potenza. 10 grammi perché ne metto 5 grammi anch'io. Ora che abbiamo premiscelato, prepesato le polveri, le andiamo a mescolare insieme. Così da evitare grumi quando andremo a mescolarle. Ecco qua. Cosa pesiamo qua dentro? Pesiamo innanzitutto l'acqua. L'acqua 642 grammi. In ogni caso vi lascio la ricetta nella descrizione. E iniziamo a stappare la bottiglia. Non me ne voglia il mitico Isaac Wine Master per come stappa le bottiglie. Lo andrò a trovare appena posso, visto che insomma lavora a Ferrara. Prosecco ne andremo a mettere 546 grammi su 2 kg. Perfetto. Non è il bicchiere da vino, ma lo assaggiamo. Non è neanche freddo. Piace da morire questo prosecco, infatti lo vedo anche nella mia gelateria. Magari nei commenti, se lo conoscete, potete scrivermi cosa ne pensate. Fragole, vado a prendere il tagliere. Eccolo qua, laviamole un attimino, anche se l'orto barbieri non utilizza comunque pesticidi, lavora veramente bene in modo organico per evitare la formazione di buffe o problemi alle fragole, utilizza degli insetti utili e ha trattato il terreno in modo organico, hanno un sapore fenomenale. Le ho già pesate, quindi sono certo che siano 300 grammi. Direi veramente l'odore che fanno queste fragole, sono fenomenali. Poi io fino ad ora non ho mai avuto la fragola, perché qua da noi il periodo inizia adesso, le fragole. Non ho mai preso delle altre fragole che venissero dalla Calabria, dalla Sicilia, perché volevo aspettare proprio le loro. Guardate qua, è grandissima, è stupenda. È una cosa veramente fenomenale. Una cosa che dovete fare quando fate questo sorbetto, o comunque sorbetti alcolici, o comunque anche tutto l'altro gelato, è sicuramente farlo riposare. Io lo preparo adesso, gli darò almeno 3-4 ore di riposo, perché così zuccheri stabilizzanti lavoreranno e mi faranno un prodotto veramente buono, omogeneo, con una buona profumazione e omogeneità dei sapori. A me piace molto lavorare sulla maturazione del mio prodotto. Faccio tante infusioni con fiori, quindi ci credo molto in questo metodo. È più lungo sicuramente, ma ha un altro carattere gelato. 300, perfetto, questa me la mangio io. Okay. È buonissimo. Complimenti al tuo barbiere.
preparo il mega mixer a frullatore. Voi lo potete fare con un normale frullatore da casa, che va benissimo, perché comunque la dose che farete voi sarà 1 chilo e lo riuscirete a frullare bene. Andiamo a frullare fragole, prosecco e acqua insieme. Un po' si sono già frullati, andiamo a inserire gli zuccheri. La prima parte, quella più difficile, è stata fatta. Ora bisogna aspettare. Questa preparazione è meglio se la fate il giorno prima, ma comunque 3 ore gliele dovete dare a riposare. Dovessi far riposare frigorifero con pellicola. Tra 3 ore farò il sorbetto e vi farò vedere come esce. Il colore è stupendo, il rosino che volevo. Avrei fatto il Bellini, ma mancano le pesche bianche, quindi bisogna aspettare. Ci vediamo tra 3 ore. Io continuo a lavorare, continuo a fare il gelato come ogni mattina e vi farò vedere come esce. Grazie per adesso, ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, eccoci qua, sono passate le ore che vi avevo detto, 3 orette e 3 orette e mezza. L'ho fatto riposare in frigorifero, adesso la vado a prendere e la iniziamo a mantecare. Il colore non è cambiato, però a miscelazione riusciamo a vedere che sia il neutro che gli zuccheri iniziano a lavorare e a tirare. Il colore è veramente fenomenale. Ora lo metto in macchina e vi faccio vedere come lavora la macchina in qualche sezione di video. Ci vediamo quando inizierò a estrarre e ve lo farò vedere dentro una coppetta. La macchina in questo momento sta raffreddando e mantecando. Vi volevo fare un appunto: se non riuscite a trovare online su Amazon l'inulina e le maltodestrine, non preoccupatevi, potete andare da un gelatiere e chiedergli se ha questi ingredienti, sicuramente ve ne darà. In ogni caso proverò a cercarli su Amazon, se li trovo ve li linko nella descrizione del video, così non avete problemi. E niente, adesso vediamo cosa salta fuori. L'odore è strepitoso, si sente sia il prosecco che la fragola insieme, anche se di fragola ce n'è un 15%. E dopo scegliete voi quanta fragola mettere, chiaramente scegliete delle fragole belle mature. Se calate la quantità delle fragole potete aggiungere una quantità di acqua in più, anche se sia a base di lanciare un po' la ricetta, però visto che comunque per uso casalingo nessun problema, voi lo fate, lo mantecate e lo mangiate senza problemi come aperitivo, come fine cena o abbinato magari a un piatto. Ecco come si presenta il gelato in mantecazione, un bel rosino dato dalle fragole e... Guardate quanto è cremoso, veramente fenomenale, non vedo l'ora di assaggiarlo, sono sincero. Eccoci qua ragazzi, momento migliore, degustazione.
l'ho appena tirato fuori dall'abbattitore, così da creare una struttura comunque bella solida. Ecco come si presenta il gelato, bello asciutto e cremoso. Andiamo ad assaggiarlo. Il colore è fenomenale, veramente. È una cosa pazzesca. Da brividi, si sente immediatamente il prosecco profumato nella sua comunque dolcezza delicata, e come può arrivare la fragola, che è quella che per tutti resta a fine assaggio. Veramente veramente fenomenale. Vi consiglio di provarlo, è una cosa più fresca. Vi consiglio di provarlo a fare a casa, poi vi vediamo ad assaggiare il gelateria da me, e quando ci sarà, visto che sono gusti che io vario spesso, sono sincero, non restano più di una settimana, proprio perché mi piace cambiarli. E niente, regole fondamentali. Prima, calcolare quanto alcol si vuole mettere nella ricetta, da 3 al 5%. Seconda, l'inulina va messa pari peso dell'alcol che inseriamo, perché è come se fosse zucchero e ci serve per fare la struttura. Utilizzo di maltodestrina 19DE, neutro al 5 grammi chilo, lo utilizziamo tutto, così ci aiuta a sostenere il gelato. Preparatelo almeno 3 ore prima e dopodiché mantecatelo a casa, sarà fenomenale, buonissimo, veramente. Vi lascio il link di tutte le cose che riesco a trovare qua sotto, e se avete domande scrivetele nei commenti. Spero che si senta bene, non me ne accorgerò quando monto il video. Se si sente bene, un grazie speciale a Matteo che mi ha prestato il suo microfono. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video, alla prossima ricerca. Ah, ricordatevi di iscrivervi.